Il fotovoltaico aiuta a risparmiare sulla bolletta della luce, ok? Però è troppo vago così, lo ammetto. Volete una consapevolezza un po' meno generica dei vantaggi? Allora guardate questo video. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi andiamo oltre la frase generica il fotovoltaico fa risparmiare e vediamo al lato pratico dove percepiamo i vantaggi di questo sistema. Possiamo apprezzare il fotovoltaico sotto tre aspetti principali. Prima di tutto la riduzione della bolletta, ovviamente quello è il vantaggio più evidente e atteso, anche se con il prezzo dell'energia che fa su e giù potrebbe essere un po' difficile verificarlo. Ricordatevi sempre. Ma potrò io avere il cane che abbaia nel sonno? Vabbè. Ricordatevi sempre di paragonare i kilowattora fatturati e non il totale della bolletta, perché il fotovoltaico purtroppo non abbassa il prezzo che vi fa al kilowattora, al vostro fornitore. Da quando avrete avviato l'impianto, se i vostri consumi rimarranno costanti, vedrete ridursi la quantità di kilowattora fatturati in bolletta per il semplice fatto che producendo energia avrete meno bisogno di riceverla dalla rete. Per la gioia dei detrattori del fotovoltaico, devo specificare che incredibilmente il fotovoltaico non funziona di notte e quindi se consumate energia solo ed esclusivamente dal tramonto all'alba non vedrete questo primo vantaggio per ovvie ragioni. Se le capite, volete spiegarlo anche a chi dice che il fotovoltaico è una bufala perché non produce ininterrottamente, in bocca al lupo, io ci ho rinunciato. Voi consumatori notturni in compenso vedrete molto più alto degli altri il vantaggio numero 2, i pagamenti del GSE. Come già sapete, se avete visto i due video su scambio sul posto e ritiro dedicato, l'energia che producete con il fotovoltaico ma non consumate non va in beneficenza alla rete, viene infatti valorizzata attraverso una delle due possibili convenzioni GSE. Perché non viene direttamente scontato in bolletta dal trader? Perché la normativa è così, che volete che vi dica? Il vostro fornitore di energia vi fa pagare l'energia prelevata e il GSE, il gestore dei servizi energetici, vi paga l'energia immessa in rete. Sapete già, se non lo sapete, andate a vedere questo video, che è meglio ricevere poco da GSE perché vuol dire che avete un'alta percentuale di autoconsumo. Però per voi consumatori notturni le cifre dei pagamenti da parte del GSE possono diventare anche molto importanti. È molto difficile dare dei numeri perché il corrispettivo varia a seconda della zona, degli orari e nel caso dello scambio sul posto anche in base al contratto di fornitura. Posso però darvi dei parametri indicativi con due esempi diametralmente opposti. Mettiamo che il nostro fotovoltaico produca esattamente la quantità di energia di cui abbiamo bisogno. Autoconsumando tutta l'energia prodotta, il nostro vantaggio sul costo del singolo kilowattora è del 100% perché paghiamo zero. Se invece, estremo opposto, consumiamo solo in differita, anche con costo dell'energia molto basso, il vantaggio per il singolo kilowattora non scende sotto il 50% del costo che pagate in bolletta. Considerate inoltre che più si alza il costo dell'energia, più aumenta la percentuale di risparmio. È chiaro che quello che vedrete nella realtà sarà in mezzo a questi due estremi, però ovviamente se l'impianto è ben dimensionato. Chiudiamo con un terzo vantaggio che pochi considerano: il fotovoltaico può migliorare la continuità di esercizio. È un po' controintuitivo che una fonte non programmabile possa contribuire a rendere più costante l'alimentazione elettrica, ma seguitemi. Fino a 15 kW il vostro contatore probabilmente ha un limitatore. Quindi qual è la casistica più frequente che vi lascia senza luce? Il distacco imposto per superpotenza. Il fotovoltaico in questi casi vi può essere di aiuto ed evitarvi molti distacchi perché, essendo in parallelo con la rete, quando si presenta la necessità, la sua potenza istantanea si può sommare a quella disponibile dalla rete, in modo che voi possiate gestire dei picchi di potenza senza prelevare più del dovuto. Faccio un esempio perché mi sto incartando sicuramente. Prendiamo un'officina, 10 kW di fornitura e 10 di fotovoltaico, macchine che vanno da mattina a sera, macchinari vari, PC, climatizzazione, eccetera. Mettiamo che il consumo costante sia 5 kW, sono le 10 e il fotovoltaico sta facendo 5 kW. Consumiamo 5 kW, preleviamo
0. Arrivano le 11, c'è un tempo pazzo come in questi giorni, viene un caldo bestia. Nell'ufficio accendono 3 kW di condizionatori, in officina anche. Poi magari parte una macchina da 4 kW. Che succede? Se la nostra utenza fosse puramente passiva, cioè senza generazione, avremmo 15 kW assorbiti su un contratto da 10 e di conseguenza salterebbe la luce. Ma la nostra utenza non è passiva, c'è il fotovoltaico e quindi non succede niente, continuano tutti a lavorare tranquillamente. Perché? Perché il nostro fotovoltaico magari sta producendo 8 kW e quindi dei 15 che ci servono in quel momento alla rete ne chiediamo solo 7. Nessun supero potenza, nessun distacco imposto. Ecco come il fotovoltaico può evitare i fermi di produzione. Questo ovviamente è vero soprattutto nelle forniture medio-piccole, non è una cosa su cui puoi fare troppo affidamento, perché ovviamente non dovete prevedere un aumento costante dei consumi oltre la vostra potenza contrattuale, però può essere molto comodo soprattutto se il vostro profilo di carico è soggetto spesso a picchi casuali. Ecco, questi sono i 3 vantaggi principali del fotovoltaico industriale, poi all'interno di ognuno c'è un mondo di piccoli vantaggi diversi in base al vostro caso specifico, li scoprirete una volta acceso l'impianto. Spero che questo approfondimento vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like o un commento qua sotto. Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione, vi aspetto sul canale con tante altre tappe del viaggio nel mondo del fotovoltaico e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da Andrea Piccinelli. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per stare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi, in particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione all'archivio installatore di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.